mio padre era la luce, era una persona molto allegra, molto solare. Mio padre invece è un uomo, un grande lavoratore, molto buono. Io e mio fratello avevamo 19 mesi di differenza, lui era 19 mesi più grande di me, quindi siamo cresciuti insieme, giorno dopo giorno. Mio padre è stato il primo a non piegarsi al pizzo ed è stato il primo a pagare con la propria vita a Niscemi. Nel 1996, il 16 ottobre, sono entrati due balordi dentro il negozio, uno dei quali era un abituè, era un estortore. Mio padre si è rifiutato e lui l'ha disarmato e ha ucciso mio padre e mio fratello. Dopo circa 8 ore la polizia è riuscita a prenderli in un casolare dove loro dormivano. Dopo circa un anno è iniziato il processo, ma già mia madre era deceduta, perché mia madre si è uccisa dopo 5 mesi dalla morte di mio fratello, non ha retto, e di mio padre, non ha retto al dolore. La cosa dura è stato il processo, un processo molto lungo. Sono riuscita a guardarli negli occhi e la cosa più fastidiosa è stata che loro durante il processo ridevano, mi guardavano e ridevano. Io ho tanta rabbia dentro. Io non li perdonerò mai. Io non dimenticherò mai che mia madre mi ha scritto: vendi tutto e lascia la Sicilia. Questa è l'unica cosa che non ho mai fatto, perché io amo troppo la mia terra. Il vuoto c'è sempre, giorno per giorno. Il vuoto c'è stato il giorno del mio matrimonio, che io mi sono sposata sola, senza nessun familiare diretto, senza un papà che mi accompagnasse all'altare. Il vuoto c'è stato quando ho partorito mia figlia, perché non avevo la mamma vicina. Il vuoto c'è stato quando mia figlia per la prima volta ha detto nonna. L'amore è più forte della morte. L'amore per la vita e l'amore per i cari che hai perso. Io vivo anche per loro, giorno per giorno. Ed è questa la cosa che mi fa andare avanti.